Vivo fregandomene delle classifiche, del marketing e della discografia. Tanto i risultati arrivano quando non ci pensi, proprio alla paranoia della classifica o del disco suonato in radio, la rincorsa agli umori, ai gusti dei direttori artistici, dei network. Io dico basta. Ho vissuto in questo lavoro momenti belli e voglio continuare a viverli, non sapendo che cosa vuole la gente. Io faccio quello che mi sento. Le nuove stagioni non mi fanno paura. Cerco di invecchiare con dignità, senza smettere di combattere, tirando fuori la grinta quando la sento. Pino Daniele con le sue canzoni ci ha dato questo, ci ha dato la voglia di essere unici e di essere se stesso sempre nella vita. Grazie Pino. Strignami più forte e fammi scia paura, per chi si è reso conto che non vuoi nessuno, perché niente e nessuno ti può far vedere. E prova a te girare pettindoli e tenotti, carte di che stare tutta vita sotto, perché non sape mai che le dà. E poi a colpa mia che non te saci più pigliare, e colpa mia, ma è solo sullo suo per parlare. E dimmi qualche cosa, non me la sa così. Stasera sto scappando che voglio partire, con due parole d'amore che tanta semplicità potesse essere vera. E dimmi qualche cosa, ma la sa così, voglio sta passando e io voglio sentire, a forma maledetta del recer che non guarda e non mi pare povero. Oh, di re, e io mi sento vecchia. Potesse essere allera con mia figlia in braccio, che mi tocca faccia e non mi fa vedere. E sto vicino a te con gente strilla attorno, io sto vicino a te fino a che non dormo, io sto vicino a te perché un mondo è sporco e non cercare di sapere meglio che dormo. Ma che parla ma fa sempre la stessa cosa, invece tu sei caro, non c'è contro ogni volta, carraggio il cuore per chi esce pazzo tutto e io ma per capire. Non ne va più,
questa va. Volevo ringraziare con un grande applauso Gino Mariniello alla chitarra, alle chitarre. Stefano Napoli al contrabbasso. Domenico Rizzuto e Salvi alle percussioni e alla batteria. Al pianoforte a Clubhouse Alessandro De Gerardis. Era mai successo, doveva succedere. Alla chat Sofia Ercolani, grazie Sofia. Volevo un grandissimo applauso per un uomo, un sognatore come me, Alberto Maria Trabucco, grazie. Grazie tante. Stacca, 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 eccolo. Grazie Andrea Pretarolo alla console. Il nostro mentore Nello Pepe. Grazie Marco Mantovani, grazie Carlo Pretarolo. Grazie a Daniele Mantovani, ma soprattutto grazie a voi. Noi rimaniamo ancora un po' qui a fare un po' di musica. Ci vediamo venerdì prossimo. Arrivederci. E sotto sole e se ne va. E sai, solamente a voi e a stampa. E il problema è che non ci riusciamo a incontrare perché lui è molto impegnato, io sto impegnato dall'altra anche parte lui, e allora non si riesce. Adesso abbiamo dato l'occasione di questa intervista, l'occasione per finire questa canzone finalmente, esatto. Che è quasi un anno che non la riusciamo a finire. Io come cantante non riesco a essere Pino Daniele, ma lo dico senza ma io guardi altre persone in questo momento per poterlo dire ed essere creduto. Ah, mo vabbè, pare che tu dici che ho sto che allora, allora diciamo la verità, insomma, che a te ti piacciono quei cantanti. La mia realizzazione in musica, se io fossi un cantante, è lui. Io la gerisco sinceramente. Non lo so, forse lui invece no, lui vorrebbe essere Bruce Lee invece, come attore. Ma io invece... Non lo sai come piace Zorro. Però come attore è chiaro, esatto, che io mi rivedo molto in quello che fai tu, perché giustamente... Quello che faccio, ma a te ti piacesse fare però Bruce Lee? No, Bruce Lee è piccerino, io sono... Vabbè, uno tipo Bruce Lee, Zorro, invece io proprio lui, proprio un con la chitarra, con gli stessi arrangiamenti, gli stessi cose, tutti. Io ho scritto questa canzone, si chiama Sai come fu cuore. Lo sai come fu cuore. Ho bisogno di te ancora, per dirti che ti ho tanto.
tutta quanta cantata, faccio vedere che funziona. Infatti è così, per esempio. Tu, tu dimmi quando, quando ho bisogno di te ancora un'ora per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, quando. Devo dire che sono molto contento. Andremo avanti, andremo avanti. Ma infatti noi potremmo anche non fare i film, non fare musica, non fa niente. Come fare? Che ce ne vuole? Noi abbiamo fatto ci divertire, cantare. Ah, vabbè, questo sì, però lo film la fa ogni tanto. Sì, ma se uno lo fa, non è che succede, capite? No. Però una commedia. Però quando poi si lavora per il gusto di continuare a stare insieme e quella per la qualità delle cose che si fanno, che fa. Che io non posso dire. Tu però ogni tanto dici anche lui. Ma tu non mi fai parlare. Dici che cosa fai, capite? Ma come ti fai? Tu sai, capito? Ho detto, è una cosa importante la qualità questa. Delle cose che lui fa. Tu è la qualità del lui. Scusa, ma perché i film che fai tu? Vabbè, lascia perdere, lasciamo stare. Riparlando della storia che sta venendo più la musica tua, Pino. Mi sono la musica tua ormai già io consiglierei di chiuderla.